vengono segnalati i problemi al progetto case, nessuno se ne cura, anche nella fattispecie alcuni, tipo il consigliere Tinari ha detto che le segnalazioni in ordine al problema lì del progetto case che è stato sgomberato erano state fatte nel 2014 e nel 2015, arriviamo ad oggi che il progetto case, Cialente ha detto quando mi compro la macchina non apro per verificare, come va detto a voi, non l'apro per verificare se sta tutto a posto, ma se dopo 7 anni non ci fa la revisione, non ci cambia l'olio, probabilmente la macchina, pure se è perfetta quando l'hanno consegnata, salta per aria. Dopodiché ad oggi, visto che ci sono iniziasse a reperire, a recuperare, non farà più a tempo, lo faremo noi, intanto a verificare quanto di quei 4,4 milioni di euro sono ancora disponibili. Seconda cosa, si vada a ricercare negli uffici del comune le polizze fideiussorie, perché le polizze vengono contratte con le banche, se anche la ditta è fallita la polizza è comunque valida perché quelle hanno pagato. Se andasse a ritrovare le polizze, facesse l'escussione delle polizze, incamerasse le somme e con quelle somme si fa la manutenzione del progetto casa e dopodiché naturalmente si dovrà andare a ricontrattare con il governo delle somme che unitamente a quelle che vengono trasferite per l'assistenza tecnica e per tutte le spese accessorie, diciamo, che non riguardano espressamente o direttamente la ricostruzione privata e la ricostruzione pubblica, si ritratterà con il governo per avere le necessarie risorse che serviranno per mantenere in piedi il progetto case fin quando che si deciderà che saranno terminate le incombenze con le ditte che hanno montato per esempio i pannelli sui tetti, e forse quando sarà finito questo si potrà decidere se in maniera selettiva abbattere le piastre del progetto case che non presentano i requisiti di durevolezza necessaria.